Buonasera, cari amici di Orietta Channel, buonasera. Siamo in un bel posto, però un po' freddo, a casa, casina. Siamo a casa, il nostro giro in Spagna di 40 giorni si è concluso, siamo tornati a casa, è ora di fare due calcoli, quanto abbiamo speso 40 giorni in Spagna, tra novembre e dicembre. Quanto abbiamo speso? Allora, per mangiare, spese alimentari, cosa credi? Spese alimentari? No, quelle cose qua non le contiamo. Non le contiamo perché tanto ne avremo consumate. Perché la domanda giusta è: quanto hai speso in più per stare lì rispetto a stare a casa? Allora, la spesa la facciamo anche a casa. E quindi non la contiamo? No. E al ristorante qualche volta andiamo anche a casa. E non la contiamo? No. E abbiamo speso sulle aree di sosta quelle sì. E per il viaggio? E per il viaggio. Allora, aree di sosta, quanto avremmo speso più o meno Rietta, aree di sosta? Più o meno un centinaio di euro, perché le aree di sosta costano poco e perché anche a volte sono gratuite. Gratuite, esatto. Abbiamo fatto campeggi a 10-15 euro per dormire, sì. Aree di carico-scarico che costano poco, 3 euro, 3 euro, anche 5 niente. Euro, 4, a volte sì. Anche gratuite, sì. Quindi spesso si può dormire anche in libera molto facilmente, molto vicino al mare, tra l'altro, che è una cosa bellissima, quindi abbiamo speso pochissimo, un centinaio, e ci metterei anche su questi 100 euro un po' di utilizzo della bombola del gas che abbiamo adoperato per scaldare l'acqua, sì. Fare la doccia, una decina di euro, quindi un centinaio di euro di spesa. E queste sono state, direi, che siamo stati in Spagna con 100 euro, perché alla fin fine è l'unica spesa che abbiamo avuto fondamentalmente per stare lì 40 giorni, un centinaio di euro. Però abbiamo anche risparmiato, perché se fossimo stato a casa avremmo speso molto di più per stare a casa. Sì, infatti, che avremmo consumato elettricità, avremmo consumato per riscaldarci, avremmo consumato acqua e invece anche benzina per la macchina. Per certo, quindi io stimo tranquillamente fra 100 euro di corrente, in altre 200 di gas metano per scaldare la casa, 100 euro di gasolio per la macchina, non ce le vogliamo mettere, che è rimasta ferma, arriviamo a spendere 400 euro e quelli li abbiamo risparmiati. Ne abbiamo spesi 100, ne abbiamo risparmiati 400, quindi abbiamo... ci restano 300 euro in tasca. Sì. Direte, sì, che bello, però qual è la domanda che manca ancora? Manca ancora un'altra domanda. Quanto avete speso per andare e tornare dalla Spagna? Abbastanza. Abbastanza. Però? Abbastanza, perché abbiamo speso sono circa 2200 km fino a Malaga, altrettanti a tornare, quindi abbiamo speso circa di gasolio sui 600 euro, più le autostrade, altri 200 euro, che fa 800 euro. Se ci metto anche le aree di sosta, ho speso 900 euro per stare via, per fare il viaggio e fermarmi, eccetera. Il resto delle spese avrei speso anche a casa. Quindi, se è vero che ho risparmiato 300 euro per stare in Spagna e ne ho spesi 900 per arrivarci, qual è la formula vincente? La formula vincente è stare via 3 mesi. Perché? Ammortizziamo le spese. Quindi in 3 mesi a zero i costi di viaggio. Mi conviene star là piuttosto che stare a casa. Ah, certo. Questa è la formula. E si sta anche meglio. E si sta anche meglio. Perché siamo stati al caldino, siamo stati belli al sole, in spiaggia, in costume, a prendere come avete visto nei nostri video. Se non avete visto, andate a vedere. Sì. A proposito, adesso il video continua perché abbiamo fatto alcune registrazioni nelle aree di sosta, nei campeggi, proprio per far vedere la qualità dei servizi e la disponibilità che si trova in giro sulla costa spagnola. Siamo arrivati fino a Malaga seguendo la costa, quindi fino in Andalusia, via, e abbiamo sempre trovato ottime sistemazioni a buon mercato. Quindi guardate la seconda parte del video, se non lo avete fatto dovete iscrivervi e seguire tutti i nostri video.
inoltre siamo a casa, ma in anteprima vi diciamo subito che siamo a casa da 4-5 giorni. Però Dopodomani stiamo preparando la valigia e si parte. e la formula qual è? Non si vive, Di solo camper. quindi un In inizio. camper con Orietta E non non solo. solo, quindi iscrivetevi perché vi portiamo con noi fra qualche giorno in un posto bellissimo, come diciamo. Andiamo a ispezione. Silenzio, non si No, dice. Non si dice. aspettiamo a fare un'ispezione. Un'ispezione, sì. Quale ispezione? Perché dopo, dove andiamo? No, non devi dirlo, eh. Io non l'ho detto No, dove non lo andiamo. dire. È un posto Io l'ho bellissimo. detto io. No, ma stavi per dire. Detto che dobbiamo fare un'ispezione perché. Tu devi fare un'ispezione. Sì, Cosa perché devi io voglio fare? vedere se ci piace quel Ah, posto. andiamo a vedere. No, ma sono sicuro che ci piace tantissimo, guarda. Sono sicurissimo, sono sicurissimo. Guardatevi il video e iscrivetevi al canale perché Orietta è molto simpatica, vi porta in giro per il mondo a vedere delle cose bellissime. Tu vieni? Poi, sì, vengo anch'io perché ti devo tenere, che non ti perda, che non ti perdi. Nei 900 euro, adesso ho preso anche un panettone che abbiamo mangiato, buonissimo, panettone spagnolo, Sì, con l'arancia spagnola. con l'arancia spagnola. Buono. Guardate il video, suerte! Cari amici di Orietta Channel, buongiorno, una bella mattinata di Buongiorno. sole. Oggi vi facciamo vedere una cosa molto interessante. Vi facciamo vedere, Interessante per chi interessa. A chi interessa? logicamente, ovviamente. Cara Stella, molto interessante perché ci siamo fermati a dormire qui stanotte e inoltre a fare tutti i nostri comodi. Un'area di sosta molto molto particolare, guardate, ve la facciamo vedere. Eccola qui, una ventina di posti camper, 25 forse, Per chi è più fortunato anche addirittura al al coperto. coperto. Siamo dal Zares. Alcatraz, sulla Costa Blanca, no, sulla Costa Calida, 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 sulla Calida, Costa siamo Calida, ancora. vicino a Murcia, ma a 2 passi da Cartagena, e abbiamo trovato questa area sosta, eccola qua, con tutti l'acqua potabile e lo scarico, la piazzola per le grigie e addirittura spazi coperti. Questa probabilmente è una stazione degli autobus dismessa che è stata Adibita a area camper. ad area Ma qual camper. è la Particolarità di quest'area? La particolarità è che è gratis. tutto gratis, cioè tu arrivi qui, ti fermi in piazzola, dormi, Fai quello che ti alzi vuoi. la mattina, hai il tuo service, carichi e scarichi le acque, ti ricarichi di acqua potabile in maniera completamente gratuita. È uno spazio del comune che ha messo a disposizione dei camperisti In perché Italia non succede, in vero? Italia non succede, siamo abituati, quest'estate in Sardegna pagavamo, ma non solo in Sardegna, un po' dappertutto in Dappertutto, Italia, sì. pagavamo 15 euro per lo stesso servizio, come minimo, anche di più a Minimo, volte. minimo, se vai in alta Qui stagione. stiamo girando per la Spagna pagando niente a volte, molto spesso, perché non è un caso raro questo qua, è No, no. già 3-4 volte che usufruiamo di queste aree in località turistiche, quindi molto frequentate. Non è che siamo in una zona abbandonata, per cui no, c'è il paese qui, c'è il mare vicinissimo, Cartagena a 5 km, una città bellissima tra l'altro. Sì. E quando paghiamo nelle aree di servizio, l'ultima volta abbiamo pagato 4 euro, un'altra volta ancora 3 euro per questi servizi di carico scarico dell'acqua, cifre irrisorie. Significa che per i camperisti, per la Spagna, i camperisti sono una risorsa. Sì. Infatti qui è pieno di Cose. Camper. Perché se camper. giri per le strade, incroci sempre camper in Non solo, continuazione. vi facciamo rivedere, guardate, il parcheggio è Sì, pieno, sì. pieno, pieno, ma è una situazione che troviamo dappertutto. I campeggi sono esauriti addirittura.
Il clima, per carità, è complice Eh e sì. attira utenza da un po' tutta quanta l'Europa, soprattutto dal nord Europa. Però questa è una cosa che ci piace Bellissima. molto, ci piace moltissimo. Bene. Viva la Spagna! Evviva! Non abbiamo ancora trovato né toreri né ballerine di Ma non flamenco, ma non importa, importa, cosa tanto ci c'entra? siamo. Andiamo avanti, continuiamo. Ciao. Adesso allora ci muoviamo, andiamo a fare un carico-scarico. Abbiamo trovato un'area camper qui a Murcia che è qualcosa di straordinario, È gratuita. da segnalare. Davvero, segnaliamo agli amici camperisti che si muovono. Noi facciamo vedere l'interno del nostro perché è in una condizione No. zingaresca, però c'è un'area camper con centinaia di camper qui intorno che si trova proprio vicino alla zona dove c'è IKEA, Decathlon, che così se vi rubano la bici potete andarvela a comprare subito. E la cosa bella è che c'è un'area carico-scarico, acqua, acque nere, grigie, Gratuito. gratuita, con due postazioni, incredibile, incredible. Ah sì. Bene, abbiamo fatto anche un servizio di pubblica utilità, Orietta Channel. E questo è un bel lavoretto da fare ogni 2 o 3 giorni. Bisogna svuotare la cassettina È compito mio. della cacca. È un lavoro un po' di. La vita in camper mica è sempre gioie, rose, fiori, no? Ci sono anche queste cosine qua da fare e purtroppo sto piccolo trolley conserva tutti quanti i nostri ricordi e dopo 3 giorni non ce ne stanno più. Inoltre bisogna caricare l'acqua potabile e scaricare le acque della doccia, le grigie. E poi si infila sotto al water ed ecco fatto. Bravissima! Complimenti per la trasmissione. Piove, piove! Ecco finito il camper service, completamente gratuito. Ci sono tantissimi camper, è un posto molto bello, è un servizio perfetto. Ieri sera siamo arrivati ad Altea, qualche chilometro da Benidorm, e anche qui abbiamo trovato un'area camper assolutamente gratuita. E stanotte ad Almeria abbiamo dormito qui, un bel parcheggione, tranquillo, proprio quasi in centro alla città. Il vantaggio di un camper compatto è proprio questo, che si può parcheggiare sulle righe bianche, ovviamente rispettando gli ingombri, e così ci possiamo mettere proprio in mezzo alle macchine. Mica per risparmiare campeggi o quant'altro, è proprio una questione di comodità, perché da qua in 5 minuti siamo arrivati in centro, poi ad Almeria. Adesso abbiamo fatto tutte le nostre cose e ci avviamo per andare in spiaggia.